benedetto è il tuo nome. Ti benediciamo, Signore, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore ancora per questo giorno che ci hai donato e per la opportunità, Signore, di essere nella tua presenza, perché certamente farai ancora cose grandi per noi. Aiutaci ad offrirti il nostro culto, Signore. Noi siamo venuti per offrire a te, ma tu che sei il Dio ricco, generoso, benigno, hai preparato grandi cose tu per noi. Veniamo a te nel nome di Gesù e ti chiediamo ogni cosa e ti benediciamo nel nostro Salvatore, con te benedetto in eterno. Gloria al Signore. Offriamo questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un Dio solo, benedetto in eterno. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo concentrare la nostra vita su quello che andiamo a fare, dare gloria al Creatore del cielo e della terra e nostro Salvatore in Cristo Gesù. Cantiamo, e mentre cantiamo la corale può cominciare a venire avanti. La sorella Linda la dirige. Dio ti benedica, Dio ti benedica per questo grande lavoro che fa con grande passione, con grande coinvolgimento. Signore vi benedica, venite avanti.
appartengo a te. Appartengo a te.
Tu sei il mio Dio, Re di pace, sei, io amo te, e ti lodo Dio, io ti lodo Dio, lodo te, noi vinceremo.
Dicevo, credo che ogni corda vocale di questi cari questa sera ha dato il massimo. E noi che eravamo nei banchi abbiamo apprezzato questo. Amen. Ora noi vogliamo dare il massimo davanti a Gesù. Ognuno di noi questa sera possa davvero dare tutto il meglio, e vogliamo concentrarci insieme nell'ascoltare la sua parola e nel pregare per lo strumento di cui lo Spirito Santo si servirà stasera. Preghiamo per il fratello Raimondo Pennella. Non è un mio coetaneo, ma gli sono molto affezionato, anche se è tanto più giovane di me. Ci conosciamo da anni, grazie a Dio per la collaborazione che gli mi offre anche lui insieme agli altri fratelli nel comitato di zona. Non sono situazioni facili, ma questa sera vogliamo dire: Signore, vogliamo concentrarci al massimo anche noi, affinché la tua unzione possa scendere su questo nostro caro fratello, pastore in Torre del Greco e in San Sebastiano al Vesuvio, e attraverso di lui tu possa parlare al cuore di ognuno di noi. Pastore Pennella, vieni. Addio la gloria, pace del Signore a tutti, felici di appartenere a Gesù. Ringrazio il Signore, ringrazio il fratello Fenicia per l'invito. Ho un testo nel mio cuore che voglio condividere con voi, in Secondo Cronache. Gloria a Dio, pregate per noi fratelli, la responsabilità è veramente tanta, preghiamo per il fratello Fenicia. Io non so come fa come segretario, però il Signore ci sta veramente aiutando. Secondo Cronache, capitolo 6, dal verso 24. Secondo Cronache, capitolo 6, dal verso 24. Gloria a Dio. Quando i nemici pensano di aver avuto la vittoria, l'ultima parola aspetta sempre al Signore. Grazie a Dio, grazie a Dio. Confidiamo nel Signore. Secondo Cronache, capitolo 6, dal verso 24. Salomone stava pregando. Leggiamo insieme. Dio ci benedica. Quando il tuo popolo, Israele, sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se torna a te, se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e suppliche in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, perdona al tuo popolo Israele il suo peccato e riconducilo nel paese che desti a lui e ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia a causa dei loro peccati contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si convertono dai loro peccati perché li avrai afflitti, tu esaudiscili dal cielo, perdona il peccato ai tuoi servi e al tuo popolo Israele, ai quali avrai mostrato la buona strada per cui debbono camminare, e manda la pioggia sulla tua terra che hai data come eredità al tuo popolo. Leggiamo al capitolo 7 dal verso 11. Salomone dunque terminò la casa del Signore e il palazzo reale e portò a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa del Signore e nel suo proprio palazzo. Poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese.
i miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti, ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Amen. Gloria a Dio. Signore, parla al nostro cuore. Gloria a Dio. È un bellissimo testo della parola. Noi desideriamo che il Signore continui a benedire la nostra vita, le nostre case. Alleluia. Sentirsi dire: ho esaudito la tua preghiera. Ce l'avete delle preghiere? Abbiamo delle preghiere nei nostri cuori, vero fratello? Sentirsi dire: ho esaudito la tua preghiera, è qualcosa di meraviglioso. Salomone che prega davanti a Dio, poi scenderemo nel particolare della sua preghiera. Salomone era stato chiamato da Dio a essere re di Israele. Salomone si rivolge al Signore dopo che Dio dice: chiedimi ciò che vuoi. Lui chiese nella sua giovinezza la saggezza, il discernimento per distinguere il bene dal male, per poter guidare il popolo. Quando le nostre preghiere sono rivolte per il bene del popolo, per il bene della casa del Signore, per il bene dell'opera di Dio, oh gloria al nome del Signore, Dio ci esaudisce. E il Signore esaudì Salomone, diede a Salomone saggezza, poi lui costruì la casa del Signore e poi fece una preghiera che potete poi leggere per intero al capitolo 6. Salomone si rivolge a Dio, si inginocchia alla presenza del Signore e rivolge, noi abbiamo letto al capitolo 6, una parte di questa preghiera. Il suo cuore era rivolto all'opera di Dio. Il suo cuore era rivolto alla casa del Signore. Il suo cuore era rivolto al perdono, alla pace, alla benedizione, alla gioia, alla salvezza. Il suo cuore era rivolto all'opera di grazia che Dio doveva compiere in mezzo al suo popolo. Fratelli, sorelle, il nostro cuore verso cosa è rivolto? Quali sono le nostre preghiere? Qual è la nostra priorità? È bello sentirsi dire: la tua preghiera è stata esaudita. Un giorno nella casa del Signore, un servo di Dio che aveva servito il Signore insieme a sua moglie, Zaccaria ed Elisabetta, vi ricordate? Zaccaria era un uomo integro. Insieme a sua moglie seguivano il Signore, servivano il Signore. E quell'anno gli toccò di entrare nella casa di Dio e mentre offriva il profumo, Gabriele, l'angelo Gabriele si presentò davanti a lui e disse: Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, la preghiera tua e di tua moglie è stata esaudita. Non avevano figli, sua moglie era sterile, chissà quante volte avevano pregato, quanti anni, quanti mesi, quante volte si sono rivolti a Dio. Ebbene, arrivò il tempo in cui Dio mandò il suo messaggero a dire al suo servo: la tua preghiera è stata esaudita, Signore, ascolta ed esaudisci la nostra preghiera. E il Signore fece avere un figlio a questa coppia, che fu una benedizione, preparò la via a quello che poi, grazie a Dio, il Messia, Gesù Cristo, ebbero un figlio, un servo di Dio. Io non lo so quanti di noi da anni stanno pregando nella casa del Signore e stanno chiedendo: Signore, tu conosci la mia preghiera, tu sai che io, Signore, sto versando delle lacrime dinanzi a te, sto attendendo che tu mi risponda e che io possa realizzare questa promessa che sto aspettando da tanti anni. Signore, fa che questa sera tu possa dire ad ognuno di noi: la tua preghiera è stata esaudita. E possiamo, Signore, realizzare qualcosa di meraviglioso, di glorioso, qualcosa di straordinariamente grande nell'opera tua. Salomone prega, si rivolge a Dio e dice: Signore, ti prego, fa che in questo luogo che io ho costruito e che tu mi hai dato grazia, Signore, di costruire,
in questa casa ci sia il perdono. In questa casa, quando il tuo popolo si rivolge a te, ci sia la tua benedizione. Fa che in questo luogo, quando il cielo sarà chiuso e non ci sarà più pioggia a causa dei peccati, degli sbagli, delle cadute, Signore, se essi vengono e si rivolgono a te in questo luogo e ti danno la gloria e si convertono, tu esaudiscili dal cielo, perdona il loro peccato, perdona il peccato dei tuoi servi e manda la pioggia sulla tua terra, perché questa è la tua terra, Signore. E allora ecco che Salomone prega e Dio si presentò ancora una volta a Salomone. Quando Salomone terminò la casa, dice la parola del Signore, offrì gli olocausti, tutti cantavano. All'unisono si sentivano gli strumenti musicali, il canto, e dice la parola del Signore che mentre dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un solo uomo, Signore aiutaci ad essere come un solo uomo, perché la benedizione di Dio scende quando siamo come un solo uomo. Quando cantiamo, quando preghiamo, quando suoniamo, quando serviamo il Dio come un solo uomo, quando c'è l'unità, il pari consentimento. E allora mentre lodavano il Signore, alzavano la voce al suono delle trombe, dei cembali, degli altri strumenti musicali per lodare il Signore, avvenne che la gloria di Dio scese in quella casa, riempì quella casa e tutti glorificavano il Signore perché Dio era in mezzo a loro. Signore, manifesta la tua gloria questa sera. Il nostro desiderio è che la gloria di Dio scenda nelle nostre vite. È vero o no, fratelli? Il nostro desiderio è che la gloria di Dio scenda nelle nostre case. Il nostro desiderio è che la gloria di Dio scenda nelle nostre chiese. Se la gloria di Dio scende nei nostri cuori, se la gloria di Dio scende nelle nostre case, e allora scenderà anche nelle nostre chiese. La gloria di Dio, io e te siamo il tempio dello Spirito Santo e noi vogliamo pregare, Signore, riempi la mia vita, Signore, riempi la mia casa, e ogni casa benedetta farà chiese benedette. Signore, riempici questa sera. Dio si presentò a Salomone: ho esaudito la tua preghiera. Gloria a Dio. Non è che stava chiedendo poco Salomone, ma stava chiedendo qualcosa che piaceva così tanto al Signore. Gli era piaciuta la prima preghiera. Immagini un giovane che si trova davanti a Dio con una responsabilità, non chiede oro, argento, gloria, potere, no, ma il cuore rivolto al bene del popolo. Cosa vuoi, Salomone? Chiedi quello che vuoi. Signore, dammi la saggezza, questo è un popolo numeroso, come potremo guidare l'opera tua, come potremo ministrare, come potremo senza il discernimento, la sapienza, la tua unzione, la tua guida. Oh, che bella richiesta! Al Signore piacque e il Signore esaudì la preghiera di Salomone. Poi il Signore vede questo suo servo che si presenta davanti a lui come se stasera davanti a Dio chiedessimo: Signore, il nostro desiderio è che tu benedica potentemente la città di Caserta. Il nostro desiderio è che tu benedica la provincia di Caserta, le città attorno a Caserta, che tu faccia, Signore, sì che altri ricevano il Vangelo. Signore, ti prego, ognuno che entrerà da quella porta, ti prego, fa che possa essere toccato dalla tua presenza, dalla tua parola, fa che si ravveda, fa che ti accetti come personale salvatore. Signore, fa che in questa chiesa tu possa riempirci tutti di spirito Santo. In questa chiesa salvi i nostri figli. Alleluia, gloria a Dio. Pensate un po', una chiesa che prega, questo è il nostro desiderio. Io so che il desiderio di Salomone è il desiderio nostro, vero o no, fratelli? È la preghiera nostra. Cosa desideriamo per le nostre case, per le nostre famiglie? Cornelio stava pregando e Dio gli disse: la tua preghiera è stata esaudita. Sapete, riflettevo, io ci ho predicato forse una settimana fa, 10 giorni fa, ma non avevo considerato
Ma cosa chiedeva Cornelio in preghiera? Quando Dio gli dice: la tua preghiera è salita a Dio, le tue offerte sono salite al Signore, e la tua preghiera è stata esaudita. Ma la tua preghiera è stata esaudita, si vede da quello che accadde subito dopo. Perché cosa poteva chiedere? Non è scritto, no, però quello che accadde dopo, io credo che le preghiere di Cornelio fossero rivolte al far entrare Dio, Gesù Cristo, nella sua vita, nella sua casa, nella sua famiglia. Io non lo so cosa aveva ascoltato Cornelio, ma so che lui pregava. E cosa poteva chiedere se non: Signore, benedici la mia casa, benedici l'opera tua. E allora, quando la preghiera fu esaudita, dice la parola del Signore che Pietro entrò in casa di Cornelio, e quando iniziò a parlare di Gesù, della salvezza, della morte di Cristo, della sua risurrezione, dell'opera di grazia, dice la parola del Signore, lo Spirito Santo scese su tutta quella famiglia, su tutti gli amici. E allora scopriamo qual era la preghiera di Cornelio. La tua preghiera è stata esaudita. Forse Cornelio pregava: Signore, manda qualcuno a casa mia, Signore, ti prego, ho bisogno di te, il mio cuore, benché rivolto a te, io ho bisogno di conoscere, ho bisogno di realizzare, ho bisogno di sperimentare. E quando pregò e la preghiera fu esaudita, la gloria di Dio scese nella sua casa. Signore, battezza, impregna di Spirito Santo le nostre case. Oh, se il Signore impregnasse di Spirito Santo le nostre case, ci sarebbero meno problemi, meno difficoltà. Dovremmo parlare meno noi e daremo più gloria a Dio e testimonianze cristiane. La tua preghiera è stata esaudita. Salomone, che bello. Se il mio popolo, sul quale ha invocato il mio nome, sul quale c'è il mio nome, stasera siamo radunati nel nome di Gesù Cristo. Il nostro culto lo stiamo offrendo nel nome di Gesù. Stiamo invocando il nome di Gesù. Alleluia. Stiamo adorando il Signore nel nome di Gesù. Gesù è in mezzo a noi, vero o no, fratelli? E il Signore che è in mezzo a noi, quando noi lo invochiamo, quando noi lo preghiamo, sei il mio popolo, siamo il popolo di Dio, vero o no, fratelli? Un popolo riscattato dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, un popolo redento, un popolo comprato, acquistato a caro prezzo. Eravamo perduti, senza Dio, senza speranza, ma Gesù Cristo ha pagato per la mia anima il prezzo di riscatto. Possiamo dare gloria a Dio? Sei stato comprato. Il denaro farà sempre difetto, dice la Bibbia. Né oro né argento, pensa tutto l'oro del mondo, non si poteva pagare la tua anima. Ma Gesù Cristo è salito alla croce, ha dato la vita al mio posto, al tuo posto, e ci ha comprati. E oggi non apparteniamo più al regno delle tenebre, ma noi apparteniamo al regno dell'amato figliolo Gesù. Diamo gloria a Dio. Figli di Dio, comprati, sei il mio popolo. Il mio popolo, a me piace questa espressione, il mio popolo, alleluia. Io non so se voi amate dire la mia chiesa, è vero che la chiesa è di Gesù Cristo, però quando noi ci rivolgiamo alla nostra comunità, quello è un segno d'affetto, no? Quando voi parlate di Caserta, la mia chiesa, quando io parlo di San Sebastiano, di Torre del Greco, la mia chiesa, benché la chiesa del Signore, siamo comunità, tutti siamo la chiesa di Cristo, ma è qualcosa che c'hai dentro, è la tua comunità, la mia chiesa. Allora mi piace sapere che il Signore, se io riesco a provare questo, l'amore per i miei fratelli, per le mie sorelle, per la mia comunità, se il mio popolo, sul quale ho messo il timbro, dove ho pagato un caro prezzo, dove ho dato la mia vita per loro, quindi io voglio il bene. Pensate che colui che ci ha salvati nel momento più difficile ci lascia? Pensate che colui che è morto sulla croce nel momento in cui stiamo piangendo e versiamo le lacrime ci abbandona? Non sia mai, egli non ci lascia, non ci abbandona. Siamo il suo popolo, il mio popolo. Se vieni a me, se prega, si umilia, cerca la mia faccia,
Quando il cielo sarà chiuso, Salomone aveva pregato: Signore, se dovesse succedere, conosce, si vede che Salomone conosceva un poco il popolo, e insomma ce la dobbiamo dire, forza fratelli, che non siamo sempre costanti, tante volte ce le andiamo a cercare pure noi, guai, e allora dobbiamo pregare. E quante volte preghiamo? Vi ricordate Giobbe quando pregava per i figli? Signore, questi hanno fatto festa, non si è mai t'hanno rinnegato, hanno sbagliato, Signore, offriva sacrifici. Signore, sei il tuo popolo. Salomone pregava: Signore, finiamo tra un quarto d'ora il culto, poi ce ne andiamo ognuno alle nostre case, intercedere, Signore, sei il tuo popolo. E domani è lunedì, speriamo che continuiamo a rimanere ogni giorno vicini al Signore. Se il tuo popolo nel cammino ha sbagliato, è venuto meno, si è tirato indietro, si è stancato, è successo qualcosa, il cielo inizia ad essere chiuso, ma Signore, proprio in quel momento io ti voglio pregare, perché amo il tuo popolo, amo l'opera tua. Se in quella situazione in cui tutti dicono è disperata, non c'è più da fare nulla, è una chiesa moribonda, quella famiglia non si riprenderà, quell'anima è persa, se viene a te, si umilia, prega: Signore, nel nome di Gesù, esaudiscimi, benedicili. E Dio ci sta benedicendo. Gloria a Dio. Alleluia. A volte sembriamo, vero, che da lontano diciamo: ma non si vede più una nuvola, non si vede la pioggia, che sta succedendo a causa dei peccati? 3 anni e mezzo senza pioggia, risali, risali, ma niente, non si vede ancora, ancora. E poi, ma sai, vedo una piccola nuvoletta da lontano come un palmo, sembra che non stia succedendo nulla, no, sta iniziando a qualche goccia di rugiada, e poi la pioggerellina, e poi la pioggia. Signore, noi abbiamo bisogno, grazie che ci stai inondando della tua benedizione, abbiamo bisogno di te. Ma sapete, Dio non cambia. Un giorno il Signore, attraverso il profeta Gioele, disse qualcosa che tante volte ha incoraggiato la mia vita. In un momento così difficile, dove le locuste avevano distrutto tutto, non c'erano più alberi, non c'era più neanche la corteccia degli alberi, le radici veramente avevano distrutto ogni cosa, il nemico aveva rubato, portato via, eppure il Signore fece una promessa a quel popolo. Perché noi Gioele ce lo ricordiamo solo per forse la benedizione dello Spirito Santo, ma lì c'è una parola profetica straordinaria, quando il Signore dice: non di meno, anche adesso, dice il Signore, se tornate a me con tutto il cuore, se vi stracciate il cuore, non le vesti, cioè un ravvedimento vero, onesto, sincero, se il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, si umilia, viene dinanzi a me, si piega, dice: Signore, ho sbagliato, non voglio più sbagliare, io voglio servirti, io voglio camminare fedelmente, io farò vedere a quel cuore la mia gloria. E allora, dopo quel non di meno, anche adesso, il Signore subito dice: dopo questo, cioè dopo quel ravvedimento, il Signore promette qualcosa di straordinario. Se voi leggete Gioele capitolo 2, dice: il Signore, ascoltate fratelli, il Signore ha provato gelosia per il suo paese. Gelosia. E poi dicono che siamo gelosi dei nostri fedeli. E Gesù, è Dio che ci dice, è geloso di noi. Certo che siamo gelosi, ma in che senso? Che li amiamo, che ci lavoriamo, che facciamo tutto quello che è il nostro potere di recuperare. E li amiamo, e quando un'anima inizia a andare in confusione, è qualcosa che ci tocca nel cuore, nell'anima. Questo è il cuore da pastore, a Dio la gloria. E quando dice il testo: il Signore ha provato gelosia per il suo paese, il Signore ha risposto al suo popolo,
E allora dice: io allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione, lo respingerò, perché il nemico, ascoltate, ha fatto cose grandi, il nemico ha fatto cose grandi, ma voi non temete, rallegratevi, gioite, perché il Signore ha fatto cose grandi. E io aggiungo, come il salmista, e noi siamo nella gioia. È vero che ci sono stati dei periodi nella nostra vita che il nemico ha fatto cose veramente grandi, però l'ultima parola spetta al Signore. E allora io darò la pioggia d'autunno. La pioggia d'autunno è quella di primavera. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta, dal bruco, dal grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà, loderete il nome del Signore, il nome di Dio che avrà operato per voi meraviglie. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito su ogni carne. Signore, esaudisci la preghiera, battezza nello Spirito Santo. Questo è il nostro desiderio. Ho esaudito la tua preghiera. Io lo esaudirò dal cielo. Vado alla conclusione, ma pregheremo. Gli perdonerò i suoi peccati e guarirò. E guarirò. I miei occhi saranno aperti qui, su questo luogo. Le mie orecchie saranno attente alla tua preghiera. Oh Signore, non mi potevi dire un messaggio migliore, non potevi darmi una parola che consola la mia anima, sapere che il tuo occhio è su di me, che tu vegli sull'opera tua. Signore, in questo momento di confusione così difficile, sapere che c'è l'Iddio mio, l'Iddio di Israele, a quale io appartengo e servo, che mi guarda, che mi sostiene, che mi sorregge, e che sotto di me ci sono le tue braccia eterne. Sapere che tu ascolti la mia preghiera, tu raccogli le mie lacrime nel tuo odre. Quanti di voi avete pianto negli ultimi anni, negli ultimi periodi? Neanche una lacrima è caduta a terra. Il Signore ha raccolto le vostre, le nostre lacrime nel suo odre, e ora sta esaudendo la mia e la tua preghiera. La gloria di Dio scende nel nostro cuore, nella nostra vita. Signore, fa che come nella casa di Cornelio tu possa manifestare la tua gloria nei nostri figli, siete d'accordo? Nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Signore, quando i nostri figli all'improvviso, in un momento, non so dove, non so, Signore, in chiesa, in macchina, sul lavoro, a casa, nelle loro camerette, fa che quando verranno in questo luogo dove tu vuoi, ti diranno: Signore, perdonami, tu possa lavarci col tuo sangue. Fa che quando ci sia umiltà, umiliazione, fa che quando ti cerchiamo il cielo sia aperto e tu ci benedica, perché abbiamo compreso che la tua benedizione è quella che ci arricchisce. Vogliamo pregare che il Signore ci riempie tutti di Spirito Santo. Alziamoci tutti all'impiedi, chiudiamo i nostri occhi, adoriamo il Signore. Il mio cuore saranno qui, questo ci parla del suo amore. Il mio cuore saranno qui, fratelli, sorelle, diamo gloria a Dio. Il cuore di Dio è qui, gli occhi di Dio sono su di voi, le sue orecchie sono attente al grido del suo popolo. Alleluia, alleluia, glorifichiamo il Signore. Umiliamoci alla presenza di Dio, preghiamolo con tutto il cuore, cerchiamo la sua faccia. Non dobbiamo fare nient'altro che cercare la faccia di Dio. Dio ci esaudirà dal cielo, Dio manderà la pioggia. La senti la pioggia? Ne stiamo già godendo. Prendi la pioggia dalla casa del Signore, portala a casa. Alleluia. Case di preghiera, case di adorazione. Signore, desidero che tu mi riempi di Spirito Santo.
come riempisti il tempio, come riempisti il tabernacolo, come nell'alto solaio, Signore, battezza con lo Spirito Santo. Ci credi, Chiesa? Il Signore battezza ancora. Chi vuole essere battezzato nello Spirito Santo? Cerca il Signore. Chi vuole essere perdonato? Chi vuole godere della pioggia? Vi compenserò delle annate perse, perché siete il mio popolo, dice il Signore. Popolo, è domani è lunedì. Speriamo che continuiamo a rimanere ogni giorno vicini al Signore. Se il tuo popolo nel cammino ha sbagliato, è venuto meno, si è tirato indietro, si è stancato, è successo qualcosa, il cielo inizia ad essere chiuso, ma Signore, proprio in quel momento io ti voglio pregare, perché amo il tuo popolo, amo l'opera tua. Se in quella situazione in cui tutti dicono è disperata, non c'è più da fare nulla, è una chiesa moribonda, quella famiglia non si riprenderà, quell'anima è persa, se viene a te si umilia, prega, Signore, nel nome di Gesù esaudiscimi, benedicili, e Dio ci sta benedicendo. Gloria a Dio, alleluia. A volte sembriamo, vero, che da lontano diciamo, ma non si vede più una nuvola, non si vede la pioggia, che sta succedendo a causa dei peccati? 3 anni e mezzo senza pioggia, risali, ma niente, non si vede ancora. E poi, ma sai, vedo una piccola nuvoletta da lontano come un palmo, sembra che non stia succedendo nulla, no, sta iniziando a qualche goccia di rugiada, e poi la pioggerellina, e poi la pioggia. Signore, noi abbiamo bisogno, grazie che ci stai inondando della tua benedizione, abbiamo bisogno di te. Ma sapete, Dio non cambia. Un giorno il Signore, attraverso il profeta Gioele, disse qualcosa che tante volte ha incoraggiato la mia vita. In un momento così difficile, dove le locuste avevano distrutto tutto, non c'erano più alberi, non c'era più neanche la corteccia degli alberi, le radici veramente avevano distrutto ogni cosa, il nemico aveva rubato, portato via. Eppure il Signore fece una promessa a quel popolo, perché noi Gioele ce lo ricordiamo solo per forse la benedizione dello Spirito Santo. Ma lì c'è una parola profetica straordinaria, quando il Signore dice: non di meno, anche adesso, dice il Signore, se tornate a me con tutto il cuore, se vi stracciate il cuore, non le vesti, cioè un ravvedimento vero, onesto, sincero, se il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, si umilia, viene dinanzi a me, si piega, dice: Signore, ho sbagliato, non voglio più sbagliare, io voglio servirti, io voglio camminare fedelmente, io farò vedere a quel cuore la mia gloria. E allora, dopo quel non di meno, anche adesso, il Signore subito dice: dopo questo, cioè dopo quel ravvedimento, il Signore promette qualcosa di straordinario. Se voi leggete Gioele capitolo 2, dice: il Signore, ascoltate fratelli, il Signore ha provato gelosia per il suo paese. Gelosia. E poi dicono che siamo gelosi dei nostri fedeli. E Gesù, è Dio che ci dice, è geloso di noi. Certo che siamo gelosi, ma in che senso? Che li amiamo, che ci lavoriamo, che facciamo tutto quello che è il nostro potere di recuperare. E li amiamo, e quando un'anima inizia a andare in confusione, è qualcosa che ci tocca nel cuore, nell'anima. Questo è il cuore da pastore, a Dio la gloria. E quando dice il testo: il Signore ha provato gelosia per il suo paese, il Signore ha risposto al suo popolo. E allora dice: io allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione, lo respingerò, perché il nemico, ascoltate, ha fatto cose grandi, il nemico ha fatto cose grandi, ma voi non temete, rallegratevi, gioite, perché il Signore ha fatto
fatto cose grandi. E io aggiungo come il salmista, e noi siamo nella gioia. È vero che ci sono stati dei periodi nella nostra vita che il nemico ha fatto cose veramente grandi, però l'ultima parola spetta al Signore. E allora io darò la pioggia d'autunno. La pioggia d'autunno è quella di primavera. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta, dal bruco, dal grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà, loderete il nome del Signore, il nome di Dio che avrà operato per voi meraviglie. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito su ogni carne. Signore, esaudisci la preghiera, battezza nello Spirito Santo. Questo è il nostro desiderio. Ho esaudito la tua preghiera, io lo esaudirò dal cielo. Vado alla conclusione, ma pregheremo. Gli perdonerò i suoi peccati e guarirò. E guarirò. I miei occhi saranno aperti qui, su questo luogo. Le mie orecchie saranno attente alla tua preghiera. Oh Signore, non mi potevi dire un messaggio migliore? Non potevi darmi una parola che consola la mia anima, sapere che il tuo occhio è su di me, che tu vegli sull'opera tua? Signore, in questo momento di confusione così difficile, sapere che c'è l'Iddio mio, l'Iddio di Israele, a quale io appartengo e servo, che mi guarda, che mi sostiene, che mi sorregge, e che sotto di me ci sono le tue braccia eterne. Sapere che tu ascolti la mia preghiera, tu raccogli le mie lacrime nel tuo odre. Quanti di voi avete pianto negli ultimi anni, negli ultimi periodi? Neanche una lacrima è caduta a terra. Il Signore ha raccolto le vostre, le nostre lacrime nel suo odre, e ora sta esaudendo la mia e la tua preghiera. La gloria di Dio scende nel nostro cuore, nella nostra vita. Signore, fa che come nella casa di Cornelio tu possa manifestare la tua gloria nei nostri figli. Siete d'accordo? Nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Signore, quando i nostri figli all'improvviso, in un momento, non so dove, non so, Signore, in chiesa, in macchina, sul lavoro, a casa, nelle loro camerette, fa che quando verranno in questo luogo dove tu vuoi, ti diranno: Signore, perdonami, tu possa lavarci col tuo sangue. Fa che quando ci sia umiltà, umiliazione, fa che quando ti cerchiamo il cielo sia aperto e tu ci benedica, perché abbiamo compreso che la tua benedizione è quella che ci arricchisce. Vogliamo pregare che il Signore ci riempie tutti di Spirito Santo. Alziamoci tutti all'impiedi, chiudiamo i nostri occhi, adoriamo il Signore. Il mio cuore saranno qui. Questo ci parla del suo amore. Il mio cuore saranno qui. Fratelli, sorelle, diamo gloria a Dio. Il cuore di Dio è qui. Gli occhi di Dio sono su di voi. Le sue orecchie sono attente al grido del suo popolo. Alleluia. Alleluia, glorifichiamo il Signore. Umiliamoci alla presenza di Dio, preghiamolo con tutto il cuore, cerchiamo la sua faccia. Non dobbiamo fare nient'altro che cercare la faccia di Dio. Dio ci esaudirà dal cielo. Dio manderà la pioggia. La senti la pioggia? Ne stiamo già godendo. Prendi la pioggia dalla casa del Signore, portala a casa. Alleluia. Case di preghiera, case di adorazione. Signore, desidero che tu mi riempi di Spirito Santo, come riempisti il Tempio, come riempisti il Tabernacolo, come nell'alto solaio. Signore, battezza con lo Spirito Santo. Ci credi, Chiesa? Il Signore battezza ancora. Chi vuole essere battezzato nello Spirito Santo? Cerca il Signore. Chi vuole essere perdonato? Chi vuole godere della pioggia? Vi compenserò
delle annate perse, perché siete il mio popolo, dice il Signore. Alleluia, grazie per l'amore infinito che nonostante noi ti porta ancora ad ascoltarci e ad esaudirci. Ed ora l'amore di Dio nostro Padre, la grazia di Gesù il Salvatore, il Maestro, il Re, le consolazioni, la guida dello Spirito suo Santo siano con tutti noi, con tutta la sua Chiesa, per i meriti di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica. Amore, amore, che cerchi tu? Amore.